Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi porto veramente un video nuovo e non avrei mai pensato di fare un video del genere. Per chi mi segue da un po' di tempo, magari qualche volta gli è capitato su Instagram di vedermi insieme a questa macchina alle mie spalle e magari nelle storie e anche in qualche post. Questa è una Fiat 126 bis e penso che sicuramente molti di voi la conosceranno, soprattutto per gli appassionati di auto d'epoca. Non è sicuramente una delle macchine che ha avuto, diciamo, tanto spazio nella storia delle auto classiche, però per me, ha un valore affettivo veramente alto in quanto era di mio nonno e adesso è mia. E è veramente tenuta in maniera maniacale, oramai ce l'ho da parecchi anni e ne ho sempre tenuto cura. E volevo praticamente portarvela sul canale e mostrarvela, ecco, condividere con voi questa mia macchina e magari più avanti anche altre vetture, in quanto mi piacerebbe anche portare qualche video al riguardo su magari qualche modifica, qualche miglioria, aggiustamento, pezzi da riparare, insomma, qualcosa di diverso, ecco, non sulle auto moderne, ma su qualcosa di più classico, retro, vintage. E quindi niente, oggi vi parlo di questa Fiat 126, la vedremo insieme perché è veramente fantastica, è tenuta veramente bene. Basta, ve la faccio vedere perché è spettacolare. L'ho pulita questo fine settimana. Questa, ragazzi, per me è una macchina praticamente da museo. È veramente spettacolare. Prima vernice, tutte parti originali. È dell'88 Fiat 126 bis. È proprio bella. Motore 700 di cilindrata. Dovrebbe avere tipo 26 cavalli, se non sbaglio. È un motore particolare in quanto è uno dei primi motori con raffreddamento a liquido, che diciamo ha sempre avuto qualche problema rispetto ai motori precedenti che erano dei 600 di cilindrata però con raffreddamento ad aria. Come la 500 e le vecchie 126, questa macchina ha il motore al posteriore, quindi riposto nella parte del bagagliaio, ma a differenza della 126 e della 500, questa diciamo ce l'ha molto basso, quindi ha anche un baricentro migliore in termini di guidabilità. Non riesco ad aprirlo. Ah, era già aperto. Ok, eccolo qui. Questo è il suo motore, ovviamente originale con qualche parte cambiata per il funzionamento. Il motore purtroppo ha dei problemi in quanto c'è dell'olio, sì, dell'olio. Oddio, ecco. Ci sta un po' di schiumetta. Non so se riesco a farla vedere bene all'interno dell'olio, quindi diciamo sicuramente ci sta la guarnizione della testa che ha qualche perdita, anche infatti il bulbo purtroppo non si vede perché non ho flash, comunque il bulbo che fa entrare praticamente il raffreddamento è tutto ossidato, arrugginito, insomma. Purtroppo è stata ferma per molti anni e adesso ho deciso di ridargli un po' di vita. E niente, è veramente perfetta, ragazzi. Guardate le plastiche, sempre stata in garage, ovviamente non in questo, ma in quello dei miei nonni. È veramente fantastica questa macchina. Aveva anche, diciamo, il sistema di raffreddamento dell'abitacolo. Aveva qualche chicca. Questo è quello che è l'interno.
diciamo qualche difetto a livello di sedili. Vi faccio vedere questo di qua, che è quello diciamo difettato. Eccolo qua. Questo è praticamente il difetto più grande di questa macchina e niente, prima o poi lo farò rifare. Però a parte questo, ragazzi, è veramente spettacolare. Una macchina che ha 28.000 km, è dell'88 e niente, ultimamente era stata lasciata a un meccanico per fargli dei piccoli lavoretti al motore per farla circolare e hanno tentato di rubarla. Questo, diciamo, ne sono le conseguenze, questi graffi sulla maniglia e questo danneggiamento sullo sportello, sia su quel lato che su questo. E niente, avevano rotto la maniglia e tutto, poi l'ho riparata insieme a mio padre. Purtroppo si è rotta la mascherina della maniglia interna, però vabbè, si trovano fortunatamente tutti i ricambi. Vorrei farvela sentire accesa, ma fuori è brutto tempo e di metterla alla pioggia adesso non mi va, ma sicuramente un giorno la sentirete. Comunque funziona. E vi porterò a farci un giro insieme. E purtroppo le gomme sono tutte un po' ovalizzate e distrutte, quindi saltella parecchio. Però a parte questo, diciamo, è marciante. Ha un faro, se non mi ricordo male, rotto. Questo qua, infatti, dentro è pieno di ruggine. Però a parte questo, non ha un punto di ruggine. Questa macchina è veramente fantastica. Ok, allora, questa ha la manopolina dell'aria proprio sotto la leva del freno a mano che si tira tutta su alla prima accensione. Vediamo un po' se parte. Ragazzi, ci sta un puzzo di benzina. Ho dovuto aprire la serranda perché veramente non si respira. Spero che abbiate apprezzato il sound di questa piccola 126. Ovviamente non ha uno scarico aperto, ma c'è il silenziatore, quindi il sound non è neanche il top, però si sente proprio quel rumore di macchina vecchia, di un'età passata, dall'odore al suono a tutto quanto. E ragazzi, spero che in un prossimo video magari la vedrete in movimento con me e niente, cercherò di portarvi a bordo il prima possibile. Proprio diciamo questa sera ho voluto fare questo video in quanto questa sera verrà a ritirarla un carro attrezzi e la porterà presso un'officina specializzata in macchine d'epoca. Non vi voglio spoilerare dove l'andrò a portare. Si occuperanno loro di sistemare completamente il motore e anche fargli un piccolo assettino per abbassarla un po'. E niente, guadagneremo qualche cavallo, risolveremo tutti i problemi legati al raffreddamento a liquido di questa macchina.
ci sarà una bella spesa da fare, perché comunque le modifiche su queste macchine vecchie purtroppo alla fine costano, e anche se i motori sono piccolini, però sono soldi che mi sono messo da parte per proprio rendere questa macchina affidabile al 100% e renderla un po' più prestante e anche più caruccia a livello di modifiche, facendogli un piccolo soft tuning senza andare ovviamente a toccare carrozzeria o niente. E quindi niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, arriveranno altri contenuti su questa macchinetta. Io vi saluto, ricordatevi di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram. Per questo video è tutto, Mitch Tuning vi saluta, ciao a tutti ragazzi!